freno anteriore lo andrò a fare come ultima operazione, in questo caso perché devo tirare giù la bicicletta dal cavalletto. Passiamo all'altra operazione, regolazione cambio e del radiatore. Prima di tutto dobbiamo partire da una base, che questo forcellino deve essere in asse con la ruota dritto, e lo vado a regolare o verificare che sia dritto. Sono andato solo nel 2000. Perché c'è la vernice qua sotto, eccolo qua. Prendo il metro e devo verificare che i quattro punti che ho di luce devono corrispondere alla stessa misura. Quindi vediamo, quello quant'è? Si fa 3,3. In questo caso vediamo che qui fa 3 cm al centro dell'asta, esatto. In questo caso fa 3,3. Allora lo vado a regolare. Prima comincio a fare la parte sopra e poi la parte bassa. Ok, vado a calcolare anche gli altri punti. Ecco che combaciano. Ok, 3,5 sopra, 3,5 sotto e nei due lati, 3,5, 3,5. Oggi questo parecchio. E vado a evitare il cambio. Lo chiudo in maniera definitiva. Questa è la catena Recolo 11 velocità che andremo a montare sulla bicicletta. Questa all'interno della catena è la chiusura che andremo a chiudere la catena. La lunghezza della catena è standard o andrete voi a regolarla? No. In base al quanto necessario? No, andremo noi a regolarla in base al tipo di rapporto che montiamo. In questo caso ricordiamo? In questo caso ricordiamo che noi montiamo sul 39-53. Si inserisce da dietro, quindi? Si inserisce da dietro. Si mette su i vari passaggi. E la faccio cadere. Prendo lo sbaglio a catene campagnolo. Uno strumento apposito. Uno strumento apposito, c'è quello per i 10 e quello per l'11. Perché c'è bisogno di essere smagliata? Per accorciare la catena. Ok. Prendo la regolazione, la metto nel 39, in questo caso nel 12, e provo finché trovo la giusta tensione. Praticamente la catena non deve andare a toccare la parte sotto del bilanciere del cambio. Vediamo che se io la attacco qui con maschio e femmina va a toccare, questo non è l'inserimento giusto, in questo caso qui vediamo che trovo la parte giusta. In questo caso devo togliere 3 maglie della catena. Tolgo questa fascetta che viene messa
in un estremo, perché da questa parte non bisogna mai accorciare la catena, ma bensì nell'altra. Faccio uscire la catena così diventa più morbida e chiudo la catena inserendo questa spina nella parte posteriore. La appoggio e vado a spingere la spina. La chiudo con una giusta tensione senza spingere troppo, altrimenti esce dall'altra parte. Adesso tolgo la catena, aspetto questa parte della chiusura, un po' la posta e butto via questa parte qui. In questo caso mi trovo con la maglia dura. Allora, inserisco la maglia, chiudo questa finestra, inserisco questa spina dietro e vado a schiacciare praticamente la spina che ho inserito, spingendo nelle due parti. Questa maglia si gonfia e diventa libera e sicura, in modo che non si manchi più. Eccolo. Pedali. Inseriamo questi pedali Look Keo Blade in modo da andare meglio a regolare la catena. Mettiamo un filo di grasso nei filetti. Lo mettiamo nella parte interna. Spingiamo forte. Passiamo alla regolazione del cambio. Scarichiamo il filo da questa vite qua e andiamo a regolare il fine corsa, vale a dire l'11 o il 12 come ultimo rapporto finale. Finché sento che non fa più rumore, vuol dire che ho trovato la giusta regolazione. Vado a tirare il filo. Il rumore a cosa è dovuto? L'umore è dovuto dal fine corsa non inserito in maniera corretta. Praticamente in ogni pignone la catena deve correre al centro del pignone. Se è più tirato, corre nella parte superiore. Sfregherà quindi contro, contro l'altro rapporto. Se invece il filo è troppo lento, vorrà dire che sfregherà nella parte interiore. Quindi serve orecchio. Sì. In questo caso sentiamo non c'è più rumore. Andiamo a fare una prova generale del cambio, dando un po' una leggera tensione con la mano nel filo, in modo da dargli vediamo che già il filo si è allentato, perché come tutti i componenti nuovi hanno bisogno di un certo assestamento che avverrà naturalmente. Okay. Ora andiamo a riaprire il mossetto del filo e lo chiudiamo. E ora un cambio regolato questo? No, adesso andiamo a regolarlo. Cominciamo a farlo salire e vediamo che già trova il suo innesto naturale e preciso. Ecco, sembra molto bene come salire. Sentiamo un cambio molto preciso.